sedi fossero confinate alla... Presso la sala dei notari di Palazzo dei Priori a Perugia si è celebrata la giornata mondiale contro il bullismo e cyberbullismo, evento organizzato dal team di prevenzione a tali fenomeni della ICPG3 San Paolo. Secondo gli organizzatori, il miglior apprendimento del fenomeno per i ragazzi deve passare attraverso gli esempi, esempi credibili, coerenti, veri, come tutti quelli che si sono confrontati con i 220 studenti della scuola San Paolo che hanno gremito la sala dei notari. Sul palco dei relatori e testimonial sono intervenuti il maestro di box Alessio Gaggioli, accompagnato dall'atleta campione nazionale Nurdin Amanà, il grande atleta Luca Panichi, campione di scalata in carrozzina, Luca Aiello, ultramaratoneta, accompagnato da David Panichi, arrivati in sella ad un tandem da Corciano, Roberto Camarelle, pluricampione olimpico di pugilato e direttore sportivo FFO della Polizia di Stato del settore, e Fabio Ventura, 7 volte campione mondiale di karate per disabili nella categoria non vedenti. Apprezzatissimo l'intervento del presidente del Panathon Club, Luca Ginetto. A mio parere, diciamo che questo incontro è molto utile per, diciamo, le scuole, per i ragazzi, poiché molte situazioni di bullismo nascono anche, e di cyberbullismo, nascono anche dalle più piccole comunità fino ovviamente alle più grandi città. Quindi secondo me è un'opportunità gigantesca partecipare a questo evento. È un'opportunità anche molto rara, a mio parere, poiché troviamo molti campioni che hanno vissuto il bullismo o hanno addirittura praticato il bullismo, che però si scusano e si riflettono su quello che hanno passato.